Mettetevi comodi, c'è cinema, cinema, cinema su Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Ogni sabato dalle 12 con Tonino Pinto e le sue interviste esclusive ci racconta la vita e gli aneddoti dei più famosi attori italiani ed internazionali, ed è anche presente come inviato speciale di Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo, nei più famosi festival del cinema come Cannes, Venezia, Roma, Giffoni Festival e Monte Carlo Film Festival della Comédie. Cinema, cinema, cinema. Se vuoi dire di aver guardato veramente un film, devi lasciare che anche il film guardi te. Sì, cinema, cinema, cinema. Tonino Pinto saluta gli ascoltatori della New York Radio Free Station, la potente radio web degli italiani nel mondo, parlando naturalmente di cinema e non solo. Intanto vi dico subito che gli Oscar, che ci saranno domenica 27 e noi li seguiremo per il nostro giornale, gli Oscar saranno presentati da Lady Gaga, diciamo che fra i presentatori insieme con Kevin Costner. Perché? Perché Lady Gaga è stata esclusa clamorosamente dalla corsa alla preziosa statuetta protagonista di quel film Gucci legata alla saga, legata alla tragedia che vide ucciso il famoso Gucci dalla moglie, che poi finì in carcere. Insomma, quel film ha avuto successo, però lei non è stata esclusa. La cantante e attrice era stata esclusa dalle nomination come migliore protagonista femminile per il film House of Gucci. O diciamo subito che invece quelle che si sono candidate e che correranno per la preziosa statuetta sono Nicole Kidman, Penelope Cruz, Jessica Chastain, Olivia Colman, Kristen Stewart. Insomma, ci sarà da parlare. Intanto abbandoniamo per un attimo il cinema, perché facciamo un omaggio veramente importante a un grande della musica italiana. Conosco tutte o quasi tutte le sue canzoni. 4 marzo 1943, dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Caro amico ti scrivo, Piazza Grande. Voce e clarinetto in jazz degne di apparire all'Apollo Theater ad Harlem. Faccia unica, scritta dal rhythm and blues, compresi quei suoi buffi copricapi. Assai lontano dal mio mondo in celluloide, in verità. La prima volta che l'ho incontrato è stato in una calda mattinata di luglio ai bordi della monumentale piscina della storica masseria San Domenico in Puglia. Lui stesso al sole veniva dal mare con la sua barca da quelle isole Tremiti dove aveva una casa. A presentarmelo fu assolutamente, fatto raro perché non lo fa quasi mai, mio fratello Ferdinando, grande produttore, vicino di masseria in quella Puglia, splendente di sole, ancorché produttore del musical Tosca, Amore Disperato, l'evento di quella stagione del futurista teatro Tenda di Torre di Quinto a Roma. Le musiche, manco a dirlo, erano sue. 10 anni dopo la sua scomparsa, il mondo delle note ricorda, lo avete capito che sto parlando di lui, ricorda Lucio Dalla, l'autore di Caruso, un grande poeta, un uomo generoso, un genio, scomparso improvvisamente per un infarto a Montreux in Francia, dove era andato a seguire, come tutti gli anni, il Festival del Jazz. Scomparse il 1 marzo del 2012. Era nato a Bologna, la sua musica gira ancora sui dischi in vinile, scrive Carlo Verdelli. I più grandi si chiamano LP, mentre i più piccoli possono finire nel mangiadischi, e poi ci sono le cassette oppure mangianastri, poi passati assolutamente di moda. Lui no, lui mai. Milioni di fans, milioni di dischi, la sua vita artistica è stata anche un grande show, hanno titolato i giornali ricordandolo con le foto di lui con i conterranei Valentino Rossi e Luciano Pavarotti, lui con Renzo Arbore e Sofia Loren, lui con Sting e Zucchero al concerto di Pavarotti and Friends. Che ne pensa, gli chiesi stupidamente emozionato quella mattina a San Domenico, di fare il regista di un suo film? Dovrei prima scriverlo, mi rispose con un sorriso. Alda Merini, la poetessa dei Navigli, gli dedicò due poesie. Quando suonava il clavino, ha detto il suo grande amico Ron, non ce n'era per nessuno, pur non conoscendo la musica. Ebbene, al suo festival che faceva alle Tremiti, scrive Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, invitava jazzisti raffinati, ma c'era sempre un cantante napoletano. A Lucio era felice di esibirsi, per esempio, con Gigi D'Alessio, lui che aveva suonato con Chet Baker.
La sua grandezza, ha detto Rosalino Cellammare in Asteron, forse il suo più caro amico, la sua grandezza era quella di saper trovare l'ispirazione delle sue canzoni in mezzo alla gente e soprattutto fra gli ultimi. È proprio il caso di dire, riascoltandolo, caro Lucio, qui dove le lacrime luccicano.